Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi è il 5 dicembre 2017, martedì 5 dicembre, si avvicina il giorno di Sant'Ambrogio, la festa di tutti i milanesi, e come tutti i martedì, di consueto, parliamo di periferie. Lo facciamo con il nostro ospite del martedì, Walter Cherubini, consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter, bentornato. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Bentornato Walter. Chi ci ha portato quest'oggi qui per parlare di periferie? Oggi siamo qui con Giuliana Filippazzi, che è la presidente dell'associazione Gruppo Verde San Siro, che nel corso dei decenni ormai hanno un'attenzione a tutta quell'area che sta intorno allo stadio, e con un'attenzione particolare alla conservazione di quello che è l'ambiente e anche magari alla valorizzazione di alcune strutture architettoniche importanti che sono ritornate in auge anche adesso, come la Scuderia De Montella. E quindi ci possono raccontare tutta una serie di vicende e vicissitudini. Beh, allora, benvenuta signora Filippazzi, benvenuta Presidente, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, Presidente dell'Associazione Gruppo Verde San Siro, di cosa si occupa l'Associazione Gruppo Verde San Siro? Di tutto quello che riguarda i problemi che avevamo nell'85 quando l'associazione è stata fondata, che in parte sono stati risolti e ai quali in parte se ne sono aggiunti altri. 1985, insomma, sì, una storia 32 anni. Ormai più che trentennale, per un quartiere che sicuramente è cambiato tantissimo in questi 30 anni. È molto, molto cambiato, insomma, perché tanto per incominciare è stato costruito a quell'epoca il palazzetto dello sport, che poi è rovinosamente caduto, purtroppo, perché a nostro parere era bellissimo veramente. Siamo stati minacciati di altre costruzioni perché da noi per un po' di tempo hanno messo tutto quello che gli altri quartieri non volevano. Circhi, Luna Park. Capito, quali erano appunto le lotte dell'85? Quali erano? Le lotte? Ecco, per capire. Contro il rumore soprattutto. Perché appunto, come dicevo, ci hanno messo i circhi, gli spettacoli con le motociclette. Tutto questo sui piazzali di San Siro? Tutto questo sui piazzali di San Siro. Poi sarebbe impensabile adesso una cosa del genere, no? Quasi. Ecco, perché era un'area assolutamente libera praticamente. E quindi abbiamo dovuto darci da fare. Ci ha messo anche il teatro tenda con Vasco Rossi, che è stata per nostra fortuna la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché hanno continuato a tenere microfoni altissimi, il volume molto molto alto fino a mezzanotte e oltre, proprio a ridosso delle nostre case. L'avessero messo, per dire, a ridosso dello stadio, sarebbe stato qualcosa 500 metri più là, invece era proprio attaccata a casa nostra. Ci siamo arrabbiati, abbiamo chiamato la polizia che l'ha fatto sgomberare, credo il giorno lo stesso l'ha fatto cambiare sede. Magari mi odieranno quelli che amano Vasco Rossi, ma insomma io da allora con Vasco Rossi sono un nuovo, ecco, io con lui ho un fatto personale, insomma, ormai o no. Ecco, e poi poco a poco siamo riusciti a non far venire più queste varie manifestazioni che noi verificavamo da dove venivano, e venivano dalle altre parti periferiche. E venivano fatte proprio dove adesso c'è la fermata della metropolitana, in realtà, quindi proprio a ridosso, sì, ridosso da lì, delle case. Sì, da lì fino al... perché poi erano, si immagini, i circhi prendevano tutta l'area, praticamente tutta l'area di parcheggio era dedicata a quello, insomma, no? Con un inquinamento mostruoso, perché poi quando venivano per le partite, naturalmente gas di scarico, tutto scarico, perché a tutto volume, perché volevano uscire tutti insieme. Sì, cioè, infatti, insomma, negli anni 80, fine anni 80, si parcheggiava tranquillamente sul piazzale di San Siro quando si andava allo stadio. Sì, quindi sì, si arrivava fino a ridosso. Sì, sì. Cioè, storie che veramente sembrano di un secolo fa. Solo 35 anni fa. Però insomma, sono storie che adesso sarebbe impensabile pensare a una situazione del genere. Sì. Mi viene a dire, forse anche grazie al lavoro che hanno fatto associatori come la vostra, immagino, spero, no? Bene, perché li abbiamo seccati e tampinati talmente tanto che a un certo punto, all'inizio, abbiamo avuto molto molto effetto, diciamo, perché prima di tutto ci siamo organizzati, poi man mano che proseguivano le cose, quando c'è stato per esempio il progetto di costruire la metropolitana leggera, cosiddetta leggera, era ferro su ferro, si immagini. Raccontiamo, perché sono progetti che molti milanesi neanche si ricordano più, che dovevano nascere, poi certo, per fortuna sono stati contrastati. Certo, sì, era una metropolitana che doveva arrivare da
Piazza Zavattari, praticamente doveva connettersi con Piazzale Lotto, insomma, da quella parte lì. Il percorso che fa la M5, la Lilla adesso, no? Che è bellissimo, solo che lo fa sottoterra. Quelli invece hanno deciso di abbattere tutto il filare di alberi che ci sono da Piazza Zavattari fino a noi, per fare la cosiddetta metropolitana leggera, ferro su ferro, si immagina sopraelevata. Di un 4-5 metri, probabilmente passava tra le case, perché le case che ci sono adesso c'erano anche Neanche allora. Chicago, ma Neanche famose, no? quello, Famose Chevy Brothers, è similare, anche se un po' con qualche accenno di fantasia, mettiamolo Sì, così. diciamo che forse anche qualche architetto fan di Landis, Blues Brothers, voleva ricomporre la chi lo cosa a sa, chi lo Milano. sa. Poi diceva, ma no, ma c'è anche a Lilla, va bene, che a Lilla che se la tengono, se sono contenti, ma nelle Ah, case ma nostre. c'è anche a Parigi, sempre quello, ma è un po' Sì, diverso, per cioè quello è un po' diverso, sono anche no? state costruite non negli anni 90. Certo, loro portavano Lilla come esempio, insomma, no? Ecco, allora un caro amico nostro ci ha dato un suggerimento molto utile che ha suscitato scalpore. Ci siamo legati agli alberi, Ah. quelli che sopravvivevano adesso e che poi sono stati abbattuti per fare la metropolitana, la nuova, insomma, la M5. Però quelli ci siamo legati, tutti quanti, bambini, adulti, anziani, ci davamo i turni e quello ha avuto molto richiamo Anche perché naturalmente ho sulla moda. Adesso spiaggia. è un po' di moda ultimamente legarsi agli alberi con Ma noi eravamo i primi, le infatti invece insomma 30 anni fa eravamo i non era primi, una cosa esclusiva, insomma. certo. E allora questo ha colpito molto, poi a poco passate queste cose, bocciata la metropolitana leggera, cosiddetta leggera naturalmente, bocciate le Olimpiadi, cioè il villaggio olimpico nel parco di Trenno e neutralizzate altre iniziative, naturalmente il consiglio comunale ci ha fatto l'abitudine e allora fanno il muro di gomma, mentre prima erano colpiti da queste cose anche per il richiamo che avevano sulla stampa, e così, vabbè, dice, quelli sono i soliti di San Siro, insomma, la solita Filippazzi, i suoi accoliti, i suoi soci, così. E quindi da allora abbiamo fatto un pochino più fatica a farci pensare, a farci sentire. Però Però insomma le abbiamo battaglie trovato. non sono finite, nel senso che No. insomma non bisogna mai abbassare la guardia, sembrerebbe No, qua, no, no? no, infatti adesso quella più vicino a casa nostra, proprio nel nostro quartiere, è la tutela, cioè il tentativo di recupero, che secondo me andrà fallito, della scuderia De Montel. Io avevo segnalato già nel 1986, ho ritrovato in questi giorni una 86, lettera, insomma, alla sovrintendenza, perché era un bene, insomma, perché è stata costruita nel 1917, mi pare, stile Liberty puro, bellissimo Liberty, e ha tutta una sua storia molto interessante, passata di mano in mano, ha dovuto essere venduta dal proprietario quando sono subentrate le leggi razziali, praticamente allora lui l'ha venduta Ah, infatti è una storia di un bene architettonico bellissimo, insomma potrebbe essere la Palazzina Liberty del quartiere San Siro tranquillamente, certo. storicamente importante perché ha una storia legata Come? davvero Come? importante, Sì. interessante, che racconta proprio la storia di La Milano storia di Milano, e di questa certo. zona tanto quanto, Sì. però insomma ormai siamo arrivati Assolutamente. molto ovviamente alla capolinea, insomma, Secondo verrebbe da dire. me sì, temo proprio perché noi abbiamo provato tante cose. Poi io la vedo, adesso ormai resta proprio molto poco, però in questi 10 anni, soprattutto gli ultimi 10 anni, io l'ho vista decadere pezzo per pezzo, perché Ma è passavo un po' la storia davanti e di tanti mancavano pezzi. luoghi a Milano, Come? comunque, ricorda la storia anche di tanti altri luoghi a Milano, mi viene il Proprio. tirassegno di Piazza della Piazza della Corsa, Corsa, ecco. certo. Sembra quasi che a volte poi ci sia una specie di disegno dietro, nel senso, meglio Beh, farli cadere che star lì a salvare i pezzi che cadono, Marta, che dice? sì. Ma è un problema di priorità, no? E quindi, siccome Milano è sostanzialmente centrocentrica, quindi tutte le attenzioni vengono dedicate al centro, dove magari ci sono anche delle zone di degrado, perché la periferia, come diciamo molto spesso, non è assolutamente degrado, anche se ci sono delle fette di degrado, però c'è una scarsa attenzione a tutti i beni che ci sono. E come è anche configurata l'amministrazione comunale, che quindi si dovrebbe fare carico anche di una visione ampia, siccome l'articolazione oggi dei municipi e prima dei consigli di zona non ha potere in materia e quindi c'è una richiesta continua,
Dopodiché il centro seleziona le cose che normalmente sono o eclatanti o vicine al centro. E tutti questi beni che potrebbero proprio riqualificare dei pezzi di periferia e fare diventare anche delle nuove centralità di attenzione, come in alcuni casi è accaduto, non lo sono. Allora è interessante capire quali sono i processi, in particolare l'invito all'Associazione Gruppo Verde San Siro, proprio perché avendo 30 anni di storia e anche un pochettino la memoria di come si evolvono le situazioni, tenuto conto che oggi la Scuderia De Montel è rientrata al centro dell'amministrazione comunale, che con altre quattro luoghi sono posti un pochettino all'attenzione e quindi anche un invito a, tra virgolette, privati a rigenerarli. Ecco, però il tema è se non sono stati rigenerati in questi, tra virgolette, 30 anni. Rigenerare non è facile. Come si fa a rigenerare adesso e quali sono state tutte le condizioni che hanno portato alla non rigenerazione? Siamo veramente quasi perché a, se, a Frankenstein, devi dare la vita a qualcosa che non ce l'ha più. Perché purtroppo l'impressione, e non è solamente un'impressione, è che regole e regolamenti che hanno impedito la soluzione, un approccio risolutivo a problemi già posti tempo fa, siano ancora i medesimi. E quindi, se tanto mi dà tanto, c'è un po' di così sconforto da parte di Giuliana Filippazzi in una prospettiva, ma non si farà niente. Io non faccio le previsioni, infatti, però alla Filippazzi, ma 35 anni qualcosa sarà migliorato, però. Sì, qualcosa sì, sì, qualcosa, come no. Non tanto, insomma, però c'è ancora molto da fare, insomma, perché... Il rapporto con le istituzioni come va invece? In questi 35 anni è migliorato, è peggiorato, è più farlo? Ormai, come si dice, ormai si dice che con un tweet si arriva ovunque, no? Basta un link, un like, si parla con chi di dovere. Sì, ma purtroppo la pubblica amministrazione ha un bel muro di gomma davanti, perché facciamo molte fatiche, però adesso ci stiamo organizzando. Perché? Cioè, lei trova più muro di gomma adesso rispetto a 35 anni fa? Beh, sì. Ah, sì, sì. Okay. Forse dicono ci sono più cose da fare. Poi, ecco quello che dicevi tu a proposito adesso della De Montel. Lì il dispiacere grosso è stato proprio questo, che è proprietà del comune. Sì. Quindi non è dire abbiamo segnalato un qualcosa che è proprietà di un privato per farlo, per mettergli un vincolo o che cosa. Quella è proprietà del comune, quindi... È il comune che è responsabile, perché non può dire che non lo sa, non lo sapeva, perché sono 32 anni che lo segnaliamo, insomma, torniamo, c'è la colpa anche della sovrintendenza che l'ha ignorata, non ha mai risposto, insomma, se bene l'abbia scritto più volte. Qualcuno poi del comune era venuto, racconto insomma forse 15 anni fa, quando era ancora presentabile, era ancora bella, ci si poteva lavorare. Noi avevamo fatto anche un progetto da cui noi non ricavavamo un soldo, probabilmente ci rimettevamo anche noi, però ci tenevamo a salvarla questa cosa. E adesso hanno tante cose, si sono svegliati oltretutto tanti comitati, perché noi siamo stati il primo comitato di quartiere che si è mosso. Praticamente. Poi gli altri hanno visto l'esempio, però quelli qualcosa hanno ottenuto e per fortuna si sono svegliati in tanti. E quindi perché dire che è una zona proprio quella delle Scuderia di Montale, tutto in realtà poi all'incrocio dei vari quartieri, verrebbe da dire, comunque anche il quartiere Gallaratesi viene, diciamo, un po' preso in considerazione, comunque la zona al di là dell'ippodromo, quindi insomma, anzi l'ippodromo è stata una delle forse ultime grandi vittorie che avete avuto, però giusto, l'ippodromo, parliamo del galoppo. Sì, 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 grazie a Italia Nostra, perché a quell'epoca il FAI l'aveva, il FAI sì, aveva come fa tuttora ancora, aveva iniziato questa campagna I luoghi del cuore, no? E noi abbiamo raccolto 12.000 firme, che non è poco, insomma, in un quartiere tra l'altro relativamente piccolo, naturalmente ci siamo mossi anche fuori e visto quanto interesse c'era abbiamo coinvolto anche Italia Nostra, che ci ha fatto tutta la pratica per porre il vincolo praticamente, quindi questo è andato. Adesso ci abbiamo provato ancora con l'ippodromo del Trotto, che pure ha compiuto i 100 anni, che sono l'epoca, l'età minima perché ci si possa porre un vincolo, però è la cosa un pochino più complessa. Pare che il vincolo sia stato riconosciuto sulle scuderie. Che cosa dovrebbe nascere, da quanto si sente, lì dove c'era appunto il Trotto?
Noi nel peggiore dei casi, quale progetto avete visto? Un progetto che è stato pubblicato sulle Gazzette dello Sport un anno e mezzo fa in giugno. Sono almeno una decina di palazzi, diciamo pure grattacieli, oltre i 15 piani, quindi si può immaginare che cosa vuol dire quello, come aumento anche delle persone che vengono lì, il traffico, tutto quanto, e quindi è perso completamente quella zona lì, insomma, quello che potrebbe essere ancora recuperabile in qualche modo ambientale, se vuoi. Che proposta avete fatto insieme a Italia Nostra sull'utilizzo del... Di porre il vincolo, prima di tutto che venga posto il vincolo, poi si potrà vedere insomma che cosa potrebbe essere un'altra area verde finalizzata a qualche cosa. Ancora quello, abbiamo detto, è inutile che ci pensiamo adesso perché vediamo un pochino. Poi guarda, le zone del genere a Milano si contano davvero, sono tantissime. Fino ad arrivare ai famosi scali ferroviari, che insomma saranno quelli che ci terranno qui per i prossimi anni a parlarne. Come si può pensare a una progettazione davvero partecipata e non solo partecipata sulla carta per riempirsi, diciamo, la bocca in campagna elettorale? Come si può fare? Ma innanzitutto rendendo stabile la partecipazione e la progettazione partecipata. Perché se non c'è stabilità, tutte le volte siamo a rincorrere l'emergenza. E a rincorrere l'emergenza vuol dire che poi si fanno le cose in affanno e poi o si fanno male o alla fine non si fanno, perché questo qui è il dato di fondo. Allora, Milano è ricca sicuramente di risorse, anche di tanto volontariato, di persone che, lo vediamo anche quando c'è il momento del bisogno, saltano fuori professionisti che mettono a disposizione le proprie capacità per il loro territorio. Ecco, l'importante è non innescarli solamente come protesta, perché il tema della protesta poi, che può essere legittima, ma non è che porti a tantissimo, vuol dire che si è innescato un danno e uno protesta contro il danno e cerca di metterci una pezza. Invece il tema della città è quello di averne cura, e quindi se io, tramite per esempio le varie articolazioni amministrative che ci sono, e qui vediamo i municipi, rendo stabile la partecipazione. Adesso siamo in tema di Ambrogini, su questo magari sarò un po' criticato, perché molti dicono vabbè, ma gli Ambrogini com'è che sono fanno passati, a darli, sono passati di moda da quest'anno, no, Walter? Sono in Milano Storytelling Awards adesso ci sono no, ma anche scherzo, dai. No, questo è interessante, perché rimaniamo sempre lì, cioè se noi riconosciamo delle positività, perché non continuiamo a mantenerle vive, non continuiamo a utilizzarle, invece di dargli una pacca sulla spalla, uno si attacca una bella targa al muro e diventa lì una cosa statica. Invece la partecipazione è una cosa dinamica che si può anche rinnovare, e rinnovare anche coinvolgendo i più giovani. Pensiamo alle scuole. Le scuole non sono dei luoghi a sé stanti rispetto a un territorio. No, ci sono scuole che cominciano a interessarsi del proprio territorio. Quando si prova, funzionano queste cose. Come sempre, quando si fa la prova, funziona. L'Ortica è un esempio. Allora, le scuole dell'Ortica stanno lavorando sul territorio dell'Ortica, stanno facendo tanto. Allora, il problema è che, certo, innescare dei processi costa fatica. È meglio rimanere sempre come si fa normalmente, con il proprio tram, però questo atteggiamento non porta a nulla di nuovo. Quindi bisogna strutturare la partecipazione, che non può essere episodica, appunto rincorrere problemi, ma chi ha voglia tesse il filo. E quando parliamo per esempio del volontariato, il volontariato non è che si muove quando ci sono le emergenze, si muove stabilmente, solamente che non c'è una visione complessiva e non si utilizzano queste risorse. Quindi il problema è stabilire delle modalità. Poi sulle modalità si può stare anche a discutere, ma noi diciamo gli Ambrogini perché non vengono richiamati dall'amministrazione comunale piuttosto che dai municipi, a seconda dei settori. Ci sono tanti Ambrogini che sono stati conferiti per la cooperazione abitativa. Allora, sicuramente oggi noi abbiamo un problema di gestione delle case popolari e abbiamo esperienze centennali di gestione dell'abitare.
utilizzando gli spazi, ravvivandoli, sì. Mettevano delle iniziative. Perché non si chiamano questi a raccolta? Almeno per sentire un parere, raccontare la loro esperienza, quella... perché qui non sono pareri così tanto per avere delle idee, ma ci sono delle prassi ben consolidate. Allora uno conosce le prassi e magari vede anche come trasferirle in situazioni di criticità significativa, con costi umani oltre che economici. Mi viene a dire che quella dell'abitare è un tema che... mi viene a dire, è un colmo che a Milano sia ancora un'emergenza, con le grandissime risorse che ha Milano e con le grandissime risposte che ha dato anche Milano, nel senso che abbiamo delle eccellenze dal punto di vista di social housing, di nuovi quartieri nati e funzionanti, quindi davvero anche, non si capisce perché vecchi, non si riesce poi a ma anche vecchi quartieri, no? Dove c'è un modo di utilizzare gli spazi. Noi abbiamo il 30% degli spazi commerciali artigianali che non sono utilizzati. No. Se andiamo nel mondo della cooperazione abitativa, quella che gestisce case non da lustri decenni, ma appunto da magari 100 anni, vediamo che questi spazi non sono vuoti, ma c'è la biblioteca, c'è il teatro, c'è il centro culturale, c'è lo spazio per ospitare chi dà i pasti alle persone anziane. E invece da altre parti, per tutta una serie di concatenazioni, anche un centro per seguire le persone che hanno problematicità psichiche, no? È d'accordo un ente, è d'accordo un altro, non è d'accordo quell'altro ente e rimane tutto nel degrado, come è tipico nel quartiere Aller San Siro, tanto per stare a esemplificare, sì, ma questo possiamo moltiplicarlo per i quartieri della nostra città. Mirate, questo è un tema che mi ha sempre trattato spesso e mi sembra che poi alla fine sempre lì si arriva, cioè alla centralità dei municipi e dei poteri che devono avere, devono poter applicare, mi viene da dire. Certamente, l'unico problema è che i municipi, tanto per stare all'abitare, con il regolamento dei consigli di zona del 77 avevano una previsione di accordi con allora Istituto Autonomo delle Case Popolari. Con il regolamento del 97, sempre sui consigli di zona, è stato tolto, e anche con il regolamento dei municipi non se ne fa niente. Allora un presidente di municipio deve interessarsi di una cosa per cui ha previsto che non si interessi. Qualcuno lo sta facendo, come dicevi già, qualcuno alla fine ha detto senti, ma qualcuno l'ha tiriamo fatto, su e lo facciamo lo stesso. Ma qualcuno l'ha fatto anche nella precedente legislatura. Dopo 5 anni però è interessante capire, ma allora che cosa è saltato fuori? No? E quindi purtroppo tutti quanti arrivano, anche chi si impegna nelle strutture amministrative, chi viene eletto, però tutte le volte il tema è va bene, adesso ci sono io cambierò. Bene, va bene questo tipo di impostazione, perché se uno è senza speranza siamo fritti. Però il tema è che facendo tesoro dell'esperienza passata, alla fine si troverà davanti a fallimenti. Chi paga questi fallimenti, al di là dell'impegno personale, è esattamente la collettività, no? la comunità, meglio, che è rappresentata dal livello amministrativo, che però non riesce a risolvere i problemi. A cosa proprio chiedo alla signora Filippazzi? No? Lei proprio ha avuto i consigli di zona col vecchio regolamento, i consigli di zona col nuovo regolamento, i municipi. Mm-hmm. Cambiato qualcosa o sei passato da solfa? No, niente. Quando è cominciato, guardi, a quell'epoca io ero andata, siccome facciamo la storia più corta, niente, andavo al consiglio di zona al 18, no? Perché sì? Era il Gallaratese. 19. Giusto, lei già partiva con le vecchie zone 20. Esattamente. Zone. Insomma, io andavo a chiedere informazioni, illudendomi che quelle persone fossero ben informate, potessero conoscere i problemi della zona e magari darci una mano. Niente, ho rinunciato, perché finivo col dare io loro le informazioni, perché io le andavo a prendere direttamente magari nei vari uffici comunali, assessorati. Ecco, allora dicevo, cadere andare, ma che bello, sì, dico, io speravo che me le deste voi, insomma, queste informazioni, dico, cosa ci state a fare allora, no? E non è cambiato poi molto, sinceramente, perché anche le altre cose, diciamo, una cosa che ci è andata molto bene adesso, ma mi spiace dirlo, ma sono convinta che sia stato fatto perché era il periodo preelettorale, dove c'era una volta il vecchio palazzo dello sport, è stato pulito una volta finito il cantiere della metropolitana, l'hanno svuotato, l'hanno ripulito e era lì, abbiamo insistito e ci hanno fatto un parchetto adesso, il parco Maldini, Facchetti Maldini in ordine alfabetico, no? Mi va benissimo, insomma, perché però
deve essere finito. L'hanno fatto in fretta e furia perché c'erano dei soldi che avanzavano. Allora i due contendenti, c'è problemi di drenaggio anche quando piove, ad esempio, esatto, risaie il centro drenaggio. Città. Poi sì, magari fare un sentierino che passi in diagonale, perché altrimenti uno è costretto o passa in mezzo all'erba incolta, spesso anche sporca, perché i cani li cerazzano felicemente, oppure fare tutto il perimetro, che magari è un po' lungo se uno ha un po' di fretta. Comunque, insomma, non. Comunque ci sono ancora, ecco, e faccio presente che lì doveva sorgere tutta l'area completa, quella dell'attuale parcheggio, il palasport di Aldo Rossi, che era una cosa allucinante, non so se lo ricordi, noi l'avevamo chiamato Alcatraz, perché era un incubo veramente, una roba orrenda. Ecco, capisci che la nostra fiducia nella pubblica amministrazione, che lancia questi progetti, facciamolo lì, c'è già il Palazzo dello Sport, c'è San Siro, c'è questo e quest'altro, facciamo lì anche ma nessuno pensa alla gente che abita. Infatti, come dire, appunto, da quel punto di vista adesso sembra che l'attenzione poi si sposta in altre zone, Piazza d'Armi ad esempio, appunto, è il prossimo che verrà sacrificato, il prossimo che verrà sacrificato, perché noi adesso ci siamo... Si parla di un altro stadio anche, l'Inter parla di fare uno stadio suo. Campi di calcio. No, rimanendo però sempre all'aspetto calcistico, una delle osservazioni che sono state fatte proprio sul parco di Via Tesio è la coincidenza con la finale di Champions League. Mm. E quindi, siccome si doveva rimettere tutto quanto a lustro, lasciare un'area ancora con la recinzione del cantiere, che dopo la demolizione dello sport, che era diventata un po' un'oasi naturale per certi aspetti, perché è intoccata, perché rimasta intonsa per 30 anni, tranne qualche incursione vandalica o cose di questo genere, si era creato. Comunque l'intervento, ma credo ebbe modo di dirlo Bergomi, al di là di tanti che si sono impegnati su questo tema, è per quello che bisogna anche capire quali sono i livelli dell'impegno e i livelli di decisione, perché io posso impegnarmi per 30 anni, dopodiché dico, dopo 30 anni finalmente ho ottenuto un risultato. Sì, peccato che il risultato sia stato determinato da tutt'altro fattore. Certo. No? Allora, anche chi si impegna deve un attimino capire quali sono le situazioni. Come diciamo noi, come Consulta Periferia Milano, al 13° anno di attività, facciamo tesoro degli errori passati in maniera tale da cercare di non farli noi, e anche gli altri che si muovono sul territorio, che non ripercorrono delle strade che non portano esattamente, o portano poco. Si ricaschi sempre negli stessi errori. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato è sulla Piazza d'Armi. C'è un progetto che portava tutta una serie di palazzi, lasciando un'area verde centrale, diciamo così, poi criticata per la bruttura del progetto e quant'altro, vabbè, de gustibus. E adesso invece c'è il tema non dello spostamento dello stadio, ma l'Inter ha fatto la proposta, una specie di campus, spostare la sede dell'Inter di Appiano Gentile, spostarla a Milano. E qui, con tutta una serie, adesso non entriamo nel merito, ma ci sono tutta una serie di aspetti procedurali non seguiti, regolamentari, i campi di calcio saranno in sintetico piuttosto che no, perché c'è anche un problema di preservare il verde. Se io gli metto sopra dei campi in sintetico, sicuramente non preservo il verde, nemmeno dal punto di vista formale. Ecco, c'è tutto un lavorio dietro. L'importante però è, per certi aspetti, capire ma chi determina le scelte nella nostra città. Perché se il primo che arriva e ha una buona idea, poi ce ne arriva un altro che anche lui ha una buona idea, e quindi non c'è più la precedente idea, l'impressione è che manchino un pochettino, non l'idea, ma una lettura della città e dei suoi bisogni, e quindi anche delle scelte relative, cercando di conservare il non costruito che c'è, perché era uno degli obiettivi, sicuramente, anche del piano di governo del territorio, quello di
preservare e anzi rimettere a verde quello che si poteva mettere, perché la nostra città ha sicuramente bisogno di verde. Poi a seconda delle aree, le aree a sud di Milano sicuramente sono delle aree significativamente interessate dal verde, però anche lì molto spesso sono stato l'esito di tutta una serie di iniziative. Pensiamo al Parco delle Cave. Il Parco delle Cave non è una cosa scontata, ma è stato il frutto di un'attenzione da parte degli abitanti o di alcuni degli abitanti che poi hanno anche sollecitato l'attenzione degli altri. Per questo che la partecipazione, favorire la partecipazione, è un aiuto a guardare meglio la nostra città. Ecco, questo è, e anche a dare delle risposte relative, perché adesso tutti dicono il Parco delle Cave è una gran bella cosa, anche se poi è sempre in corso, però perché deve essere ancora completato, diciamo, nella sua complessità, però tutti riconoscono che è una cosa buona, ma è stato il frutto proprio di una costruzione, non era scontato che lì ci fosse il Parco delle Cave. No. Walter, siamo in chiusura. Presidente, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi. So, insomma, le battaglie saranno ancora lunghe e dure, ma vedo che non arretrate di un centimetro, come si dice in questo caso, anzi, siete voi i primi a portare alle luci della ribalta i problemi e portare poi noi giornalisti a giustamente parlarne e raccontarne, quindi anzi ringrazio per il vostro lavoro. È un grazie reciproco. Walter, noi ci vediamo martedì prossimo. Scuole di periferie continua, giusto? Scuole di periferie ha chiuso. Adesso per Natale, immagino. Sì, diciamo, ha completato questa fase di avvio 2017 con 6 appuntamenti. Riprenderemo nel 2018. Con due anni, dicevi. Sì, che si svilupperanno su 2 anni, quindi c'è una programmazione di 60, chiamiamole così, lezioni. Siccome è a scuola di periferie, perfetto, che si svolgeranno attualmente. Abbiamo già individuato una decina di sedi su tutto il territorio e poi comunque sul sito periferiemilano.com, dove tardiamo un pochettino ad aggiornare, però chi vuole può trovare tutta una serie di materiale. Quello che mi permetterei di sottolineare non è tanto il concetto di battaglia contro qualcuno che mi vuole fare danno o vuole danneggiare la città, ma esattamente il tema è quello di valorizzare un impegno che c'è il richiamo e l'invito alla cittadinanza attiva, alla partecipazione. Allora non può essere un invito che cade dove, ma deve essere esattamente reso strutturale. Poi è chiaro che in una città non tutti abbiamo le stesse idee, ma possiamo esattamente confrontarci propositivamente. Benissimo, allora vabbè, noi ci vediamo martedì prossimo, l'ultima puntata prima di Natale. Grazie mille, presidente, ancora di stare con noi. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione di Milano All News, sempre qui in diretta, e poi Good Morning Milano torna nelle prossime giornate, sempre qua 12:30 in diretta per voi. Vi ricordo l'appuntamento di giovedì, speciale Good Morning Milano dalle 12 all'1, dove insomma vi racconteremo tutto quello che succederà nel lungo ponte di Sant'Ambrogio qui a Milano. E invece ci tenevo questo a ricordarvi l'appuntamento di oggi pomeriggio ore 17 sul cavalcavia dell'Ortica per rispondere al fastidioso e vile attacco avuto appunto dai gruppi neofascisti sul cavalcavia dell'Ortica. Grazie mille, arrivederci e a presto.